Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove andremo ad analizzare l'alimentazione di un drago barbuto. Sono animali onnivori, quindi la loro dieta prevede moltissimi tipi di verdura, poca frutta, fiori e insetti. Crescendo, il loro fabbisogno richiederà più verdure che insetti rispetto ai primi anni di vita, dove la percentuale di insetti sarà nettamente superiore a quella delle verdure. Per quanto riguarda la somministrazione del cibo, non bisogna darla né all'inizio né alla fine del fotoperiodo giornaliero, quindi somministrare i pasti a partire da 2 ore dall'inizio della giornata e l'ultimo pasto dovrà essere somministrato a non meno di 2 ore dalla fine della giornata, altrimenti non viene metabolizzato. Gli si blocca qua. Non hanno bisogno di acqua all'interno della teca, poiché tutta l'acqua di cui hanno bisogno la assimilano dal cibo e dalle verdure che mangiano. Anche qui diverse scuole di pensiero, c'è chi la mette e chi no. Le verdure che possono mangiare spaziano dal radicchio, ai peperoni, alle zucchine, ai cetrioli, al sedano, al finocchio. Lascerò una lista di alimenti che possono mangiare e non. Frutta poca, mirtilli, banane, pere, mele. Fiori invece so che sono ghiotti di tarassaco, però anche qui vi lascerò una lista un po' più completa dove poter andare a vedere e a decidere voi cosa poter dare al vostro drago. Gli insetti. Allora, il mondo si divide in do gli insetti vivi, do gli insetti secchi. Allora, la domanda è questa: se vi siete presi un draghetto e volete prendervene cura, ovviamente il cibo secco sarà meno nutriente rispetto a degli insetti vivi. Dovete scendere a patti con voi stessi e capire che se vi volete prendere cura di un rettile dovrete somministrargli cibo vivo. Non c'è scampo, non c'è via di fuga. E io purtroppo in questo periodo ho finito il cibo vivo, quindi ho dovuto somministrare a Spike temporaneamente delle tarme della farina secca e della Trixie, che comunque a lui piacciono, che possono essere un sostituto all'alimentazione per quanto riguarda gli insetti, ma non per sempre. È solo un piano B, come queste. Una cosa importante a cui far riferimento quando si danno degli insetti è quella che gli insetti non devono essere troppo grandi. Se date un insetto che è più grande della distanza tra gli occhietti delle vostre poconcine, c'è il rischio che soffochi. Infatti, io non so come sia possibile che molta gente, in realtà, più americani, che hanno questi insetti immensi, enormi, e infatti le pogone diventano obese, vi farò vedere delle foto qui, riescono a dare degli insetti così grossi e delle pogoncine così piccole. Gli insetti comunque che fornisco io sono prevalentemente grilli e tarme della farina. Poi possono essere date anche locuste, blatte, le blatte no, non le prenderò mai, scusami, ma non le prenderò mai, camole del miele, molto grasse e hanno meno proteine rispetto a grilli e a tarme della farina. E bachi da seta, ma per i bachi da seta probabilmente farei prima ad aprirmi un mutuo perché costano l'ira di Dio. E insomma, se possiamo farci andare bene i grilli, va bene lo stesso, no? Io scappo perché mi ribello. Io mi ribello perché tu non mi dai le cose buone. Ci si può rivolgere a diversi fornitori per quanto riguarda il cibo vivo. In primis cito Bassi Garden, con cui ho già fatto anche una collaborazione e ringrazio. Sono molto disponibili e hanno un vasto repertorio. Poi ci si può rivolgere anche ad AgriPet Garden e a Bugsnax. Mi raccomando, è anche molto importante spolverare il cibo con il calcio precipitato e il calcio dei tre, che può essere alternato per prevenire la MOM, che è la malattia osseo-metabolica, che consiste in una deformità ossea per mancanza di vitamina D3. Il calcio precipitato, questo è della Trixie e questo invece è il calcio dell'Exoterra con D3. Io molto furbamente, perché ogni volta facevo disastri e macelli per spolverare una piccola quantità di verdure, li ho messi in una saliera in una pipiera. Calcio di tre e calcio normale. Un altro alimento molto importante sono le polveri superfoods, ovvero le repasci. Io per lui ho preso la Grab Pie e la Birdie Buffet, che lui adora, cioè penso ci mettano della droga perché è impossibile. Lui di solito fa dei capricci in mani per mangiare la verdura. Come vede questa pappetta, che in pratica è una polvere che viene mischiata ad acqua, si rapprende ed è una specie di gel. Dietro ci sono le istruzioni per come preparare la polvere, dove basterà semplicemente prendere un po' di preparato. Io di solito lo metto qui dentro, così poi posso darlo più volte. Se lo si tiene in frigo dura circa una settimana. Dovrebbe bastare. Poi servirà un po' d'acqua.
che andremo poi a inserire nel microonde. Un minuto. Deve essere molto caldo. Adesso giriamo e poi lo lasceremo riapprendere. A questo punto siamo pronti per dar da mangiare al nostro draghetto. Qui ho già preparato la verdura e il repasci, come potete vedere, si è rappreso. Questo preparato è composto prevalentemente da insetti, calcio, vitamine e verdura essiccata. Gli insetti che ci sono prevalentemente all'interno sono le larve della mosca soldato, le Hermetia illucens, molto molto nutrienti, da un alto valore proteico e povere di grassi. Queste invece sono due tipi di pinzette che ho preso su Wish, che in sostanza consistono in degli strumenti per fare le unghie al gel. Si possono fornire in questo modo. Magari non a tutti piace toccare gli insetti a mani nude, me compresa. Quindi queste sono molto molto comode. È finito anche questo video, spero sia stato utile. E ci rivediamo al prossimo video. Ciao!